Mercoledì 28 agosto 2024, buongiorno a tutti. Mi volevo prendere un giorno di pausa dai vari rumor e dalle varie indiscrezioni di iPhone 16, che vi ricordo vedremo il 9 settembre, per parlarvi di lui, il mio nuovo MacBook Air con chip M3, che ho acquistato sabato, l'avete visto nel video. E sapete anche un po' la mia storia. Da novembre 2020 avevo il MacBook Air M1 in varie fasi, tra comprato, venduto e ricomprato, e anche un iMac. Però sostanzialmente ho saltato a piè pari la generazione M2, che mi ritrovo invece sull'iPad, e vi volevo parlare un po' del cambio di esperienza passando da un MacBook Air del 2020 a lui. Allora, cose che mi hanno colpito subito. Prima di tutto il display. Non voglio fare la classica recensione della scheda tecnica, del core, cosa cambia di qua e di là, perché è innegabile che anche a parità di requisiti, ovvero 8 GB di RAM e 256 GB di spazio, l'M3 va meglio perché è più moderno, costruito con un processo costruttivo seppur temporaneo, perché l'M4 è già la seconda generazione, comunque migliore. E le prestazioni ci sono. C'è un cambio sensibile delle prestazioni? Alle app di sistema no, cioè navigare su Safari, le mail, i social, Keynote, le web app come possono essere Telegram o WhatsApp, M1, M2 o M3 è esattamente la stessa cosa. Dove vedo la differenza? Vedo la differenza ad esempio nell'esportare i video. Io utilizzo ScreenFlow, non utilizzo Final Cut, quindi non ho l'ottimizzazione dell'accelerazione hardware, però vi posso dire che a parità di video lui ci mette circa il 30-35% in meno di tempo nell'esportazione in 1080. Io registro in 4K, poi faccio il downscaling in 1080, perché tanto non faccio video graficamente tecnici, ma è semplicemente un vlog, quindi 1080 faccio prima a caricarlo su YouTube. E ci ha messo un 30-35% meno. Quindi diciamo che per il mio utilizzo, Pixelmator, ScreenFlow, Keynote e tutto, c'è un 30% di performance in più. È buono? Sì. È un miracolo? Assolutamente no. Probabilmente il miracolo avverrà con i chip M4 su Mac, che addirittura si dice partiranno da 12 GB di memoria unificata, e anche a livello di core, a livello di costruzione, dovrebbe essere effettivamente quel salto in avanti che manca. Però vi ripeto, io da novembre del 2020 a venerdì sera sono stato con l'M1, a livello di performance bene o male mi bastava, e lui mi avanza. Quindi tendenzialmente, anche per quello che l'ho pagato, non escludo che potrò fare il cambio in futuro con l'M4 se ne varrà la pena. Però a livello di M3 non che mi abbia deluso assolutamente, ma c'è quel giovamento interessante ma non totale, però lo sapevo e mi basta questo. Volevo parlarvi piuttosto dell'esperienza in sé. Allora, prima di tutto, una cosa che mi ha colpito positivamente nella maniera più assoluta è il display. Attenzione, è un display, se non sbaglio, da 13 pollici e 6, 60 Hz, non mini LED, non OLED, ma è il classico LCD Apple. Ma è un display che rispetto a quello dell'Air M1 è una bomba. Prima di tutto io vi assicuro che le dimensioni maggiori si vedono, perché non sono quei 0,3 pollici che cambiano la vita, ma è proprio l'aspetto, l'aspect ratio, che in sostanza questo notch lo fa alzare, e quindi la porzione visibile del display è molto visibile, la porzione in più rispetto al modello precedente, il che sinceramente mi sembra di avere a che fare più verso un 14 pollici rispetto che a un 13. Vi ripeto, anche lì non è una differenza che cambia l'esistenza, però veramente si fa sentire. Ma a parte la dimensione del display, anzi, togliamoci subito il dente, il notch. Mi dà noia, mi piace, non mi piace? Non mi dà noia, cioè non mi urta i nervi, mi dà noia che non sia sfruttato. Io ho visto che ci sono delle app sullo store che in realtà riescono ad animarlo, e non capisco perché Apple non lo faccia. Poi, per carità, non l'ho fatto sull'iPhone, abbiamo dovuto aspettare l'isola dinamica e quindi tendenzialmente non lo farà neanche qui. Però insomma, adoro il fatto che macOS sul notch abbia la barra dei menu più spessa, mi dà idea di più modernità,
il notch non mi disturba, ma anzi serve comunque ad avere, diciamo così, una fotocamera frontale da 1080 che la sto usando più del previsto, e questa cosa mi piace molto, anche perché sull'M1 era da 720 e sembrava di parlare dal lontano 2006, quindi sotto questo versante molto interessante. Quello che mi piace del display è la luminosità. Io vi assicuro, sapete che ho già venduto il mio Mac M1, però era un 30-40% più luminoso, e questo lo si vede. E oltre alla luminosità, la saturazione dei colori. Con lo stesso profilo colore, ovvero quello standard di macOS, io vi assicuro che sono colori molto molto più brillanti. Io non so se questo sia dovuto al MacBook Air M3 o in generale da quando Apple nel 2022 con l'M2 l'ha ridisegnato e quindi ha cambiato il pannello. Presumo di sì, però insomma tendenzialmente è un display veramente fantastico. Vi ripeto, LCD 60 Hz senza né cazzi né mazzi, ma veramente veramente tanta roba. Altra cosa che noto in maniera super positiva è l'audio. Rispetto all'audio del mio vecchio MacBook Air M1, questo audio qui, non essendo comunque il modello da 15 pollici, quindi l'audio esce comunque dalla cerniera dello schermo, ha un audio con bassi maggiori ed è una goduria ascoltare musica o anche l'audio dei video direttamente da lui. Il trackpad è ancora più largo e questo è bellissimo. Io vorrei un Mac quasi solo esclusivamente trackpad, e quindi l'idea che sia cresciuto ancora, bene o male, a parità di dimensioni è fantastico. Dico bene o male a parità di dimensioni perché è leggermente più largo, è leggermente più lungo, ma mi entra nella custodia, nel case del 13 pollici e 3, e ci faccio bene o male tutto quello che voglio, quindi sotto questo aspetto tanta roba. È cambiata anche la tastiera, i tasti sono più larghi, il tasto del Touch ID è più largo ed è molto più comodo. Il Touch ID del MacBook Air M1 è piccolo, è quadratino piccolo, quindi è di per sé un po' più spreciso. Questo è bello largo, ci appoggi il polpastrello e di conseguenza ti legge, ed è assolutamente meraviglioso. Poi che dire, altre novità, il connettore MagSafe, il primo giorno l'ho utilizzato, interessante. Sapete che il MagSafe deriva dal primo MacBook Pro a gennaio del 2006, quindi l'attacco magnetico. Bellissimo anche il cavo intrecciato, ma l'ho riavvolto e messo nel cassetto. Perché? Perché avendo l'iPad Air, avendo l'iPhone, è tutto USB-C, ho comunque un unico caricatore e mi scambio il cavo, ed è assolutamente più comodo. Anche perché, sinceramente, oltre al MagSafe, esattamente come i vecchi MacBook Air, ci sono due porte USB-C. Che sì, ci sono due porte USB-C, ma la mancanza comunque del lettore SD, ancora inspiegabilmente prerogativa dei MacBook Pro, sinceramente io non continuo a non capirla. Cioè, mi mantengono il jack audio che hanno tolto da tutte le parti, per carità, benissimo che l'abbiano mantenuto, però quanto ci stava bene qui uno slot SD e passa la paura. Purtroppo non è successo e questo è. Design, cambia tantissimo il design, perché è un design più moderno, ad alcuni piace meno, indubbiamente, perché ci sono questi piedini sotto, perché è tutto più squadrato, perché si elimina di fatto il tipico design dei MacBook Air a coltello, ma secondo me è anche più comodo da prendere, da appoggiare, da sollevare, da mettersi sulle gambe. È un design che è molto più stabile, quindi dal mio punto di vista il MacBook Air e di conseguenza anche i MacBook Pro con questo nuovo design post Apple Silicon secondo me sono migliorati. Poi vi ripeto, ci sono dei compromessi, il notch è un compromesso, però tendenzialmente hanno fatto un passo in avanti. E poi per finire vi volevo parlare del colore. Io l'ho trovato mezzanotte, non lo avrei mai scelto, io lo cercavo silver, argento, perché dopo 4 anni di Space Gray dei MacBook Air M1 volevo un Mac chiaro. Però devo dire che è un colore che non stufa, perché quando accendo tutte le luci è blu, quando sono qui a registrare è nero, è un nero tendente a un nero chiaro, diciamo così, è un colore che non stufa, però sinceramente, sono onesto, non lo avrei mai scelto di spontanea volontà di questo colore. L'unico aspetto realmente positivo, o meglio, sono tutti positivi, l'unico aspetto realmente che cambia l'esperienza, ma questo è dettato probabilmente dal fatto che avevo un Mac usato, è la durata della batteria.
Ragazzi, io con il mio utilizzo ci faccio 2 giorni. Questa cosa qui è impressionante, è assolutamente impressionante, perché un portatile che mi dura di più di un iPad, e anche lui è nuovo, che mi dura di più di qualsiasi cosa che io abbia mai avuto, sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Poi, vi ripeto, non è una durata X, è una durata in base all'utilizzo. Io, lo sapete, soprattutto con Mac non ne faccio un utilizzo al di fuori dei montaggi video, non ne faccio un utilizzo professionale, ne faccio un utilizzo semi professionale, e devo dire che sotto questo versante è una macchina straordinaria. È un MacBook Air, quindi lo sapete, non ha sistema di ventola, non ha sistema di niente, è semplicemente un prodotto straordinario che mi consente di avere, bene o male, nello stesso peso, forse pesa leggermente di più, non lo so, 2 giorni d'autonomia da nuovo, che è assolutamente sensazionale. Vi ripeto, questa è la mia recensione di questo MacBook, perché parlare del fatto che la memoria è più veloce o più lenta non me ne frega nulla. Tra l'altro, sull'M3 il problema della banda dell'M2 era stato risolto. 8 giga di RAM di partenza sono pochi, lo ammetto, è verissimo, però per il mio utilizzo continuano a bastare. Ragazzi, è più forte di me, vi direi una falsità. È un prodotto straordinario che spero sinceramente prima o poi ritorni nelle future generazioni a guadagnare uno slot SD, perché per chi a livello di fotografia o a livello di video amatoriale non utilizza fotocamere è la manna. Invece sono ancora con questi cazzo di adattatori che, per carità, avendo tutto USB-C da tanto tempo ne sono pieno in casa, però rompe un po' i coglioni. Tempo di ricarica con il suo alimentatore di base è bene o male lo stesso che aveva l'M1. Prodotto straordinario che consiglio assolutamente. Poi vi ripeto, ci sta che arrivi la variante M4 relativamente di qui a 5-6 mesi. Però, insomma, se avete la possibilità di non pagarlo magari a prezzo pieno, è un prodotto straordinario e assolutamente validissimo. Ciao!